Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. L'aspettativa di vita tra le regioni italiane e il progetto promosso nella regione Campania per valorizzare un corretto stile di vita. Le Marche sono la regione più longeva d'Italia. Si arriva a circa 86 anni per le donne e quasi 81 anni per gli uomini, mentre la regione Campania è quella con la più bassa aspettativa di vita, pari a 83 anni per le donne e 78 anni per gli uomini. Anche per questa ragione, la Campania sarà la protagonista di una campagna finanziata dal Ministero della Salute per la promozione di un corretto stile di vita nella terza età, allo scopo di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, il diabete e le demenze. Gli over 70 in Campania sono circa 900.000. Vivono un anno e mezzo in meno rispetto alla media degli italiani e su di loro gravano maggiormente le malattie croniche. Nella provincia di Napoli gli over 70 con malattie cardiovascolari sono il 40%, mentre nel resto delle altre regioni la media arriva al 35%. Nella stessa zona la quota di persone tra gli over 70 con diabete arriva al 20%, mentre nelle altre regioni la media è del 14%. La situazione sembra grave anche tra chi soffre di demenza o tra chi soffre di artrosi. Per invertire questa tendenza, a partire dal 7 aprile, nelle ASL e nelle farmacie saranno distribuiti degli opuscoli informativi e nelle metropolitane della città saranno proiettati dei videomessaggi per spiegare agli anziani quale attività fisica è consigliabile e come scegliere la dieta più adatta. Uno stile di vita sbagliato, fin da giovani, si traduce inevitabilmente in cattive abitudini anche nella terza età. Così in Campania meno del 30% degli anziani cammina regolarmente e più del 70% conduce una vita sedentaria, secondo i dati elaborati dalla Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. La campagna, per questo, servirà a spiegare che la prevenzione è il mezzo più utile, efficace e meno costoso per ridurre le patologie che affliggono gli anziani campani, sottolineando che si può iniziare a vivere meglio anche a 70 anni e oltre. L'importanza di una dieta alimentare corretta è di praticare attività fisica per evitare che l'obesità continui a diffondersi. Abbiamo il triste primato di essere il paese in cui l'obesità infantile è maggiore in tutta l'Europa. E questo ci preoccupa perché noi sappiamo che un bambino obeso ha 80 probabilità su 100 di rimanere obeso anche da adulto. E per giunta sappiamo anche che più tempo sei nella condizione di obesità, tanto più questa condizione ti porta ad avere malattia e quindi le aspettative di vita diminuiscono molto di più rispetto a chi magari si ammala di obesità negli ultimi anni della vita. Oggi le armi che abbiamo a disposizione sono sicuramente una dieta corretta e soprattutto l'esercizio fisico, sono due facce della stessa medaglia. L'energia che noi introduciamo deve essere utilizzata, altrimenti va a fare tessuto adiposo che a sua volta crea i danni per la salute. L'esercizio fisico ha una valenza salutistica che va a 360 gradi, dalla psiche al muscolo a tutto, quindi al metabolismo soprattutto, che è quello che poi ci interessa. E allora innanzitutto dobbiamo cercare di fare in modo che le persone facciano attività fisica, ma fare attività fisica non significa svegliarsi per 3 ore al fine settimana, significa farla quotidianamente, bisogna essere allenati. La salute viene dall'allenamento dei muscoli, non da uno sforzo muscolare. L'esercizio fisico e corretta alimentazione, non dieta, corretta alimentazione, sono due strumenti importantissimi che non è mai troppo tardi cominciare. La spesa sanitaria del 2013 è diminuita dello 0,3% rispetto al 2012. Queste le cifre contenute nel documento di economia e finanza diffuse dal Ministero dell'Economia. La spesa l'anno scorso è stata nel complesso di circa 110 miliardi di euro. Si tratta, per il terzo anno consecutivo, di un tasso di crescita negativo rispetto all'anno precedente. La previsione di spesa per il 2014 invece è pari a poco più di 111 miliardi di euro, cioè il 2% in più rispetto al 2013. Percorsi di cura personalizzati per i pazienti diabetici, con il coinvolgimento diretto del paziente.
Secondo una ricerca promossa dall'International Diabetes Federation, il 51% delle persone con diabete intervistate in 17 paesi diversi, tra cui l'Italia, non ha mai partecipato a programmi educativi, nonostante l'educazione terapeutica sia parte integrante del percorso di cura e possa migliorare la qualità della vita, migliorando il controllo allo stesso tempo del corso della patologia. Si sta andando verso una prevenzione sempre di più individualizzata. Noi conosciamo almeno 70 geni diversi che hanno a che fare col diabete, cioè che ci predispongono a sviluppare la malattia. Questi geni sono diversi nelle popolazioni, tra i gruppi etnici diversi, e questo crea un'interazione tra ambiente e persona. Noi vogliamo quindi d'ora in poi cominciare a fare prevenzione sulla persona. Se non si fa sulla persona non funzionano i sistemi. Quindi l'idea è capire e fare lo studio genetico individuale di ogni persona e definire il suo rischio specifico di sviluppare il diabete. In questo modo funzionano meglio tutte le misure di prevenzione. Noi dobbiamo coinvolgere tutti gli attori se vogliamo fare un'operazione su larga scala. I medici devono capire che ormai non si può più dire alla gente in maniera generica fumiamo di meno, mangiamo di meno, cioè vanno misurate le cose e dette in maniera accurata e precisa. Tutto questo potrebbe inoltre mitigare i disagi psicosociali dei pazienti e migliorare il controllo della malattia. Nello specifico, in Italia solo la metà delle persone con diabete e il 20% dei familiari che se ne prende cura dichiarano di essere coinvolti in attività educative inerenti alla malattia. D'altronde il peso di questa patologia è destinato a crescere. Le stime indicano che nel 2035 una persona su 10 nel mondo avrà il diabete. Il diabete è una patologia cronica in aumento, questo aumento coincide con un incremento di alcune condizioni favorenti, quindi stili di vita non corretti, aumento della sedentarietà, un'alimentazione spesso non perfettamente corretta, quindi è chiaro che se non interverremo pesantemente cercando di fare prevenzione e quindi attraverso una correzione soprattutto degli stili di vita, sicuramente la situazione è una situazione preoccupante sia in Italia che in Europa. Ci sono due aspetti importanti, il primo è la prevenzione propriamente detta, quindi cercare di lavorare appunto sugli stili di vita impedendo che l'obesità cresca così come sta crescendo soprattutto nella fascia dei giovani e dei bambini. Il dato inquietante è che l'obesità sta aumentando enormemente in queste fasce di età e quindi lavorando per evitare che questo accada, e l'altro dato importante è quello di fare una diagnosi precoce. Grazie per averci seguito. Buona serata.